Ciao a tutti, in questo video faccio vedere come sto imparando e come uso anch'io il trackpad con la nuova versione OS X Lion. Ok, andiamo avanti sul Mac OS X. Allora, vediamo, io ho preparato una cartella di immagini di prova per farvi vedere come le uso e anche intanto vi faccio vedere come si aprono le applicazioni di, se uno vuole, con l'Aio, con 5 dita, facciamo così, apriamo, spariamo, adesso le chiudiamo, 5 dita, così, visto, apriamo e le togliamo. Ok, adesso vi faccio vedere l'applicazione che mi piace tanto, che uso, sono come le fotografie, immagini. Tenete presente che questa cosa qua si può fare sia con i documenti, con foto, qualsiasi cosa, ne seleziono una. Selezioniamo tutte. Ok. Facendo doppio clic sul trackpad, vedete? Si apre come anteprima. Ok. Adesso vediamo con... Aspetta, restringiamo un po' l'immagine qua, togliamo quella sotto. Non serve più, lo restringiamo ancora, sempre, muovo sempre con un dito, vediamo, e lo restringo per, ok, facciamo così. Adesso vi faccio vedere con due dita, così, due dita, si scorre, si sfogliano le foto, vedete? Sfogliano le foto. In su e giù, vedete? C'è chi ha preferenze, a chi piace molto andare su e giù, questo lo capisco, insomma. Comunque ci si va anche lateralmente, così. Destra, vedete? O anche dall'altra parte. Sempre con due dita, eh? Con due dita. Ecco, è il solito su e giù. Ok, e questo non solo con le fotografie, con tutti i documenti. Adesso vediamo questi documenti qua, vediamo che sono delle scorciatoie da tastiera, diciamo che ho visto su qualche sito, le apro, faccio doppio clic, vediamo, eccolo qua, stringiamo la pagina come prima, visto? Questo con un dito. Ok, e anche qua è un documento, vedete? Vedete? Com'è facile andare su e giù. E come giocare con le figurine come si faceva una volta. E stessa cosa lateralmente, così. Vedete? Dopo se cambiate qua, vedete qua? In alto nella barra degli strumenti. Qua si trovano le finestrelle. Se io cambio la finestrella qua, vedete? Vedete la barra degli strumenti? Ok, clicco qua. Visto? Praticamente andate via anche la barra laterale a destra. Ok, quella di prima, con la barra laterale. Questa è un'altra finestrella, diciamo. Scorciatoia da tastiera. Anche qua si scorrono tutti i vostri documenti. Destra, sinistra. Visto? Questa è un'altra opzione. A me piace, diciamo, più questa con la barra laterale. La prima. Vedete? Non sono tanto pratico anch'io, ma diciamo che usando, insomma, si impara. Ecco qua. E queste cose qua si sfoglia come sfogliare un dito. Visto? Destra, questo con due dita. Ecco, era questa
Questa applicazione qua che mi piaceva far vedere, che a me piace moltissimo, insomma, è una versione di questo Lyro che fa delle cose e penso che ne scopriremo sempre di migliore, insomma, come uso. Per il momento, insomma, volevo farvi vedere questa cosa qua, perché anch'io non sono tanto pratico, però queste azioni mi piacciono moltissimo, insomma, ecco, avete visto che si possono fare sia che documenti, con fotografie, con qualsiasi cosa che volete. Immagini e documenti con anteprima. Vediamo subito, apriamo la cartella di prima. Vediamo un po'. Selezioniamo qualcuna. Cerchiamo di selezionarle tutte. Eccolo qua, con Command A. Vediamo, tasto destro, apri con, faccio così, apri con anteprima. Ecco qua. Questa è la cartella di anteprima. Prima l'abbiamo aperta solo dall'immagine, invece ora l'abbiamo aperta con l'applicazione proprio di anteprima. E mi sembra molto migliore, diciamo, vedete, sempre con due dita come si scorre. Aspetta che vi facciamo, restringiamo la finestra. Qua. Arriviamo a quello di prima come prima. Ecco, restringiamo ancora un po'. Ok. Ecco, sempre con due dita, vedete come si scorrono adesso. Questo è anteprima. Anche qua, sempre con due dita lateralmente. Vedete? Sempre con due dita. Si va. Il solito su e giù. E di lato. Visto? Ok. Come prima però, vedete adesso la differenza delle finestrelle qua sopra? Questa è quella di prima, questa addirittura si vedono anche i nomi delle fotografie, se le avete nominate, insomma, io le ho messe numerate, ma vediamo cosa succede spostandoli su e giù lateralmente, vedete? Si sposta anche il nome, così. Anche di lato. Praticamente il nome segue la fotografia. Vedete sulla sinistra la barra blu selezionata? Se io sposto le foto, si sposta anche il nome. Vedete? Visto? Volevo farvi vedere anche questa. Ok, questo è l'uso bellissimo di anteprima con la versione Lyro di Apple. Ok, per oggi va bene così. Vi saluto tutti.